Buongiorno amore! Ciao amore, bentornata, hai fame? Siete usciti tardissimo Anastasia, mamma mia! Ti ho comprato il tonno, adesso ti faccio la pasta, anche i paninetti ti ho comprato col prosciutto. Non hai fame? Anch'io tantissima. Amore, è arrivato un pacco, chi lo raccoglie? Io. Brava, che io ho le mani impegnate. Ma c'è scritto Amazon. Esatto. E di papà? Riesci a leggere anche il nome? A mio non è. Vieni che ti dico. Amo. Vieni qua, cagnolino. Ma tu sei il cagnolino. Dai che ti dico cosa è successo stamattina con Gasper. Vieni fuori. Hai anche la pasta in bocca. Stai mangiando? Allora, stamattina per errore... Dove sei? Ani. Stamattina per errore ho lasciato il balcone aperto, questo qua della cucina. E quando me ne sono accorta mi sono fiondata fuori dal balcone. Indovina chi c'era? C'era Gasper, che fortunatamente si è fatto prendere tranquillamente. Dove? Dove ci sono le scale di ferro, ma proprio all'inizio. Poi cosa ho fatto? Siamo stati un po' fuori così con lui, l'ho tenuto in braccio, poi l'ho riportato dentro. Ho chiuso il balcone, dopo un minuto o due mi sono girata e il balcone era ancora aperto, l'avevo chiuso male. E allora ho detto no, Gasper sarà di nuovo fuori. Sono andata fuori ed era ancora un pochino più giù e l'ho riportato dentro. Insomma, per fartela breve, quando l'ho riportato dentro ha iniziato a grattare tantissimo la porta finestra, voleva uscire e ha pianto per un quarto d'ora. Poverino, gli era piaciuto stare fuori, amore, gli piace stare fuori. Allora, la prossima volta lo portiamo un pochino, lo teniamo un po' in braccio, gli facciamo mettere un po' la zona e poi lo riportiamo dentro. Col guinzaglio anche? Eh sì. Possiamo metterglielo, sì. Infatti volevo provare, però non avevo tempo perché dovevo andare in piscina. Però lo facciamo, va bene? Quando sì, arriva anche il bel tempo. Anche quando arriva... Ma sai come piangeva? Piangeva, voleva star fuori. Eh beh, ci credo, poverino. Ma sì, l'ho coccolato un po', però alla fine giustamente lui vuole uscire, è un gatto. Hai finito tutta la pasta? Guarda che c'è il gatto di là, Stai attenta che te la mangia lui. Amore, amore, cosa fai la nonnina con Gasper? Riposino, guarda che tra poco dobbiamo andare a scuola, Va bene? A few moments later. Ah ragazzi, adesso sto andando a scuola, ci vediamo dopo con Vanessa, ciao. 2 hours later. Ma bentornata amore, fammi vedere la faccia di una che sta morendo di fame. Stai morendo di fame Vanessa, vieni a casa a mangiare a pranzo, perché non esiste che io pago e tu non mangi niente, però vuoi restare lì per giocare. Vanessa, vieni a casa a mangiare. Adesso ti preparo la merenda, poi ripassiamo le Alpi e gli Appennini, che domani c'è la verifica, E poi magari giochiamo a nascondino. Ti va? Buon appetito, Guarda, guardate. Fonzi, biscotti al cioccolato. Indovinate un po' che cosa sto per preparare? Dai, dillo tu se hai il coraggio. Le crepe. Le crepe alla Nutella. Ma che bello, amore, hai portato a casa il libro nuovo. Sì, ma è di una mia compagna. Questo è di Tommaso. Sì. Mentre il tuo? La mia compagna è il mio. Al tuo. Sì. E questo cos'è? Lucillo, è un cagnolino? Sì, Lucillo è di Tommaso. È di Tommy? Infatti se leggete. C'è scritto Tommaso? Sì. Vabbè, sei contenta? Allora leggiamo un po', dai. Lucillo, cane, tranquillo. Brava amore, senti Anastasia, infatti fa il bagnetto, sì, ed è contentissimo. Senti Anastasia, adesso tu leggi un po', Vanessa ripassa e poi giochiamo un po' a nascondino. Ok, hai voglia? Sì, dai, va bene. Allora, Vanessa, fammi vedere cosa stai mangiando. Abbiamo ancora dei residui di Nutella, perché cosa abbiamo mangiato fino adesso? Questa è la quarta merenda che fai, ti sta cadendo Van, e lo vedo storto. Allora, cosa hai mangiato da quando sei arrivata a casa? I fonzi, i biscotti, la crepe con la Nutella e il ghiacciolo. Vanessa, devi venire a casa a mangiare. Devi venire a casa a mangiare. È inutile che stai a scuola, non mangi niente, poi vieni a casa e ti divori la dispensa. Come fai a resistere fino alle 4:30? Resisto. Resisto, mica tanto. Poi, cosa ci fanno qua i piatti sporchi? Dovete ritirare, perché io la casa la mattina la pulisco. Dovete ritirare, non sto scherzando, Poi, non ho finito. Appena hai finito il ghiacciolo, vai a ripassare.
Così se ci avanza un po' di tempo giochiamo un po' a nascondino, eh? Va bene? Però muoviti, veloce. Sì, non che poi fai la quinta merenda, eh? Cioè, nella copertina? Ti sembra quello che io ti abbia chiesto? Amore, guarda che se tu ti sdrai così e ti copri con la copertina, tra 10 minuti tu stai dormendo e non si può studiare, ripassare, giocare, ma mi sa che non giocheremo mai a questo punto. Dai, amore. Dopo 5 minuti. Ma Vanessina, guarda che tu ti addormenti. Vero, Vanessa, 5 minuti. Non giocare col gatto, come il gatto con i miei laccetti. Embry Gasper. Dai, amore. 5 minuti. Ti addormenti. 5 minuti. Tra 5 minuti torno, eh. Ragazzi, avete sentito? Ha detto 5 minuti. Io avevo capito 30. 5. No, cara, tra 30 minuti sono già le 6 passate. No, dai, tesoro. 10 minuti. Allora, sono le 6 meno 10 e le 6. Va bene? D'accordo? Uh-huh. Promesso? Wow. Fai giuro in giuretta. Vanessa? E la mia bimba invece cosa fa? Ciao. Amore, che lei gioca sempre con i quaderni, fa tanti giochini con i disegnini. Qui ci abbiamo un coniglio invece, ah no, è un gatto, scusate, sembrava un coniglio. Cosa stai facendo? Ma Anastasia, ma hai ancora il grembiule? Togliamo. Dai. Stai giocando a fare la maestra? Cos'è? L'hai attaccato tu? Fa da segna il palloncino rotto? Quando? Ho visto! Ma domani mangi a scuola? Che è venerdì? Venerdì. Domani è venerdì, fai palestra. Giovedì. No, oggi è giovedì, per cortesia, Non torniamo indietro nel tempo. È lunedì. No, domani è venerdì. Ciao, giovedì. Vane! Mancano 5 minuti. Per studiare. Vai, volevo giocare un po' con voi, ma non ho mai tempo. Dopo quando? Dopo che hai studiato, che poi devi solo ripassare. Tu cosa stai giocando invece? La maestra? Sì? Va bene, allora vado a stendere. Vieni? No. Sono le 6:20. No, Vanessa, adesso basta. Vanessa? Vanessa, ti metto in castigo, No. Spegni immediatamente la televisione. Vanessa, devi ripassare. Ripassa, no? Sì, fatti su questo video, 2 minuti. Ma qual è questo video? Da 5 minuti siamo passate 10, da 10 è passata mezz'ora. Anastasia, diglielo tu di spegnere. Vanessa, sei quella che vorresti fare sempre un sacco di cose con me, ma per la tua lentezza non facciamo mai niente. Ti ho detto di spegnere. One eternity later. Vane, ti muovi. Vanessa, no, ti sei addormentata? Ma stai scherzando? Oh. Vane, Vanessa, svegliati. Alzati. Alzati. Vane 3. Vane 2. Vane 1. Vane, le prendi, giuro, Le prendi. Madonna, mi fa impazzire ogni volta per studiare. Ti prego, Vanessina, ti prego. La tua immagine è solo questa. Tu sdraiata che ti tieni al bracciolo del divano. Alzati. Amore, hai fame? Le vuoi le lasagne? Ti stai per addormentare? Madonna, ma siete sempre sdraiate tu e tua sorella? Dai. Le vuoi le lasagne? Vanessa, mangi? Dopo. Mangi? Dopo. Come dopo? Allora, abbiamo cenato e hai anche studiato, veramente mi esce tutto dalle orecchie perché abbiamo praticamente ripassato e studiato insieme. Quindi ti chiedo un'ultima gentilezza. Tardi, sono già le... No, beh, sono le 8. Allora, fammi solo una gentilezza, perché io adesso devo finire di lavare i piatti e poi ti devo stirare il completo. Fatti lo zaino, così poi ci guardiamo un film. Va bene. Brava! Però prima dormo. Ti sto stirando il grembiule. Cos'è? È un ferro da stiro, ti piace? Hai visto che bello? Esce il vapore. Fai attenzione però se... perché ti bruci. Il vapore è molto caldo.
Ma che forte, Forte, vero? Non c'è bisogno del dell'asse da stiro. Si stira in verticale, così. Va bene, amore. Andiamo a dormire. Ok. Col ferro da stiro, ma sei pazza? Ma no, scusa, ma quel vapore lì è bollentissimo, praticamente io ho detto neanche faccio un gioco, ti faccio vedere così e poi per sbaglio è andato un pochino sulla mano. Ma dai Vanessa, ma sai che se le bruciavi la faccia, amore, aspetta ti vado a prendere la crema, aspetta amore, aspetta un attimo. Poverina, certo che brucia. Vane, mettigli la crema, mettigli sta crema che starà impazzendo dal dolore, mettigli la crema. Piano, che li brucia, piano. Questa crema? Eh sì che brucia la crema. No, la crema ti toglie il bruciore. Dai, spalma, poverino. Adesso tra un attimino ti passa, No, basta, gliel'hai messa? Ascolta Vanessa, però devi fare un pochino più attenzione, tu sei grande, è un ferro da stiro quello, non è un gioco, non è una pistola, è gioco, hai capito? Fai attenzione, potevi bruciarle la faccia, Comunque, lo zaino l'hai fatto? Io sì. Ok, Anastasia com'è? Male. Amore, gioia, hai ragione, madonna. Male. Mamma mia, domani ti esce la bolla, porca miseria, gioia. Dai, adesso ti metto un po' di ghiaccio. Amore, mettiamo un po' di ghiaccio. Sì. Piccolina. Dai, salutiamo Ani, che ti devo mettere il ghiaccio, dai. Allora ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like per Anastasia che si è bruciata. Gioia. Ciao, buonanotte. Ciao cucciolini. Ciao cucciolini e cucciolinne.